chiaramente dai baci a Musa, perché deve un po' capire dove sono. La vogliamo accarezzare sulla schiena? È il primo contatto fra un miticcio e uno degli studenti del De Gruttola durante la giornata di pet therapy presso l'istituto di Ariano Irpino. Coinvolgiamo tutti i ragazzi, tutti, dai normodotati ai diversamente abili, ai ragazzi con disagio e ai ragazzi quindi con bisogni educativi speciali. 7 gli incontri previsti con Gloria Malavolti dell'associazione Pet Therapy Rosa Vitillo e promossi da Rotaract Avellino Est, finalizzati a far conoscere questa particolare modalità di cura. Grazie all'interazione con gli animali si crea un legame che stimola l'attivazione emozionale e favorisce l'apertura a nuove esperienze, nuovi modi di comunicare, nuovi interessi. Il nostro istituto ha a cuore la filosofia e la cultura dell'inclusione scolastica e soprattutto il benessere dei nostri ragazzi. È proprio per questo, per migliorare i rapporti interpersonali, la sfera emozionale e quella dell'affettività, abbiamo pensato di accogliere la proposta che ci ha offerto il Rotaract Avellino Est e il presidente Roberto Taurasi, perché ci auguriamo e pensiamo che attraverso questo progetto possano anche migliorare le prestazioni a scuola dei ragazzi e quindi i processi cognitivi e il processo di insegnamento e apprendimento. C'è di più, l'animale non giudica, non rifiuta, si dona totalmente, stimola sorrisi, aiuta la socializzazione, aumenta l'autostima, inoltre favorisce la piena espressione delle persone. Questa giornata è l'inizio di tante altre, quindi saranno 6 o 7 appuntamenti dove questi animali interagiranno facendo anche degli esercizi con ragazzi che hanno sia problemi autistici e problemi con malattie oncologiche, quindi creare quella simbiosi e quella integrazione tale da permettere un maggior contatto con gli animali.